Cambiamo un po' la tabella di marcia e cominciamo a chiamare la sezione poesia. Allora, il terzo classificato della sezione poesia è Lenio Vallari. Cresciuto a fatica sul pendio, in attesa che un desiderio
desiderio s'avverasse sotto un corteo di stelle sospese in questa notte d'ansia, ai silenzi s'abbracciano minuzie di frasi che legano il presente al tempo che mai più tornerà. Frullano ali di farfalla, rincorrono la vita, le interezze di questa parvenza di vivere. Volgono lo sguardo a nuova aurora per rinnovarsi in una danza gitana dell'aria di mare. Insegnami a non sfogliare il tempo troppo in fretta, ad essere libera di somigliare a una gemma ancora da sbocciare. Adesso che tutto attorno a me non somiglia più a niente. Allora, Elisabetta Iannascoli, mi sembra che non veniva. Leggiamo soltanto la motivazione. La poesia straordinaria di Elisabetta vive da sola ed emana luce come una sorgente di calore. I suoi stessi colori fuoriescono in maniera eccellente. Ogni colore è un delicato suono musicale, pervaso da momenti, in un esistere breve come il tempo di vita di una bolla di sapone. Il momento si ferma all'istante e non di più. Sa che comunque si eternerà nella poesia e nel suo infinito esistere. Caratteristica straordinaria della poesia di questa autrice è la chiosa, che sempre rappresenta una poesia nella poesia e quindi ha una vita propria, meravigliosamente raccontata, anche se in contesti di realismo estremo. Rappresenta comunque una favola moderna, immutabile e a lieto fine. Complimenti dunque per questi versi decisamente originali e fuori dal comune, per qualità e sintassi.